Questo è importante, perché poi un vino non ha più tessuto, tu non vedi più le famiglie, i bambini, è anarchico, gli studenti mangiano e buttano per terra, non riescono nemmeno a alzare il braccio e buttare dietro. Questo io te lo dico perché sono stato un educatore vicino agli studenti, è così. Quindi apro. Quando lui mi parla del suo paese, ma il suo paese è un paese molto coeso, dove si tengono d'occhio, dove se uno sbaglia poi l'altro lo dice. Ma il bambino non esiste questo. A parte il giovedì che vediamo poi che educazione ha. Sei d'accordo? Adesso rispondo. Quindi ecco, non c'è questo processo emulativo che è importante. Allora, sì, è vero, il vino... Sì, no, cioè, sì, voglio fare solo una riflessione, c'è uno spunto, non solo questa sera, ma per altre cose. Io nella mia introduzione ho parlato di rifiuti, non parlando di adesso. Volutamente, perché il rifiuto solido urbano è una parte dei rifiuti ed è la meno pericolosa. Se noi focalizziamo l'attenzione solo sulla questione necessaria, perché c'è un'attenzione da fare, sul rifiuto solido urbano, non comprendiamo il problema dei rifiuti. Comprendiamo solo uno spicchietto più piccolo. E anche qui non è che l'urbano è invento, basta andare a guardare le cifre. La parte maggiore il rifiuto viene dalla produzione industriale. E ignorare in un dibattito sui rifiuti questa questione significa ignorare il problema maggiore. Sono volutamente leggermente provocatore, non è un riprovo, non è un riprovo, guardate che c'è. Anche un quinto c'è il rifiuto industriale, come tutta la produzione. E alcuni rifiuti urbani sono diventati industriali perché non li sappiamo trattare da rifiuti, neanche da loro pubblica. Questa è la prima questione. Poi c'è un'altra questione. Una parte dei rifiuti che non sono né solo industriali, sono quelli per esempio di un servizio che noi dimentichiamo anche l'etimologia, che chiamiamo acqua, perché si chiama servizio idrico integrato, che è cosa diversa dall'acqua, anche se comprenderà. E ci dimentichiamo che nel ciclo di questo tipo di rifiuto andiamo a produrre un meccanismo che mette in discussione l'intera sistema. Poi possiamo anche parlare di quella cosa così plastica. Infatti poi ci dimentichiamo che il nostro ciclo più il ciclo dell'acqua, nelle acque nere, non solo nelle acque nere, ma comprende una porzione di rifiuti industriali indotti derivante da detersivi e quant'altro, che è uno dei problemi più letali di ogni paese, di ogni comunità. In più, gran parte del rifiuto solido urbano deriva non tanto dalla diseducazione dei cittadini, ma del tipo di progettazione industriale che sta a monte del prodotto consumo. Ecco perché il problema principale è, prima ancora, in prospettiva, dopodiché c'è il problema da affrontare, perché il problema è affrontato giorno per giorno, quindi se ci sono montagne di rifiuti devo portare via, in qualche maniera. Il problema non è questo, il problema è a monte la progettazione. Il ruolo di Urbino, di dare il suo tessuto sociale, è che Urbino ha perso una caratteristica vera, al di là della sua situazione di mondo, che è una città di tutti. Di pensiero non lo è più, perché assimila tutta una serie di questioni burocratiche, ma non è stata capace in questo di introdursi nel dibattito. Questo è che io vi suggerisco come personalmente, come provocazione e riflessione. Al di là del fatto sempre lo dice o altre cose, ho una città di studi come questa, che era la città ideale, che è marginalizzata. Ed è una fabbrica di diplomi, scusate la sua,
voglio offendere nessuno, ma vado dritto per questioni di tempo, non recupera un ruolo e una capacità che sia attinente alle necessità del tempo e del periodo che affrontiamo. Questo è il ruolo grosso di Urbino che studia. A Urbino avete due centri grandi di studio, uno università, l'altro l'ITIS. Beh, all'ITIS Volterra di Ancona funziona là il dipartimento di rifiuti con di riuso, e c'è una questione di complessino che suona con il materiale di riuso, non l'ho mai visto niente di simile per prima, ma siamo alla follia, cioè dal mio punto di vista è normale, per me è un po' meno, ma come pensiamo in futuro se il centro della cultura non sa affrontare i problemi del presente che annegano la possibilità di futuro? Questo è al di là della questione del porta a porta, la volontà del porta a porta. Qualcosa di positivo, io credo, un certo in negativo. Ecco allora che il problema delle quattro R famose europee, riduzione, recupero, riuso, riciclo, va visto nella conseguenzialità delle cose, dove al primo posto c'è la riduzione. Non è casuale che l'Unione Europea, questo in gran parte per lo sforzo dei paesi tedeschi e soprattutto dei paesi nordici, se fosse stato per i paesi mediterranei probabilmente non era al primo posto delle tematiche. E su questo io credo che uno sforzo maggiore rispetto ad altri meritevoli di altri comuni, ma che non hanno le potenzialità e capacità di una città come Urbino, credo che chi vuole interessarsi del problema dovrebbe essere chiamato, o almeno stuzzicato, o almeno incuriosito, se non ha risolto almeno alla fine. Allora, rispondo a tutte e due, perché anche l'osservazione di Adriano è molto interessante. Allora, io sono d'accordo che parliamo principalmente di Urbino Centro, anche un po' di tessuto sociale, nel senso che non ci sono molte famiglie, ci sono molti studenti che fanno poco che vogliono. Però la domanda è perché così? Perché gli studenti si comportano così? Che gli studenti sono incivili per definizione? Io non credo. Come trattiamo noi gli studenti? Come accogliamo noi la gente che viene da qui? Io non sono opinate di nascita, sono opinate d'adozione, sono 30 anni che vivo qua e francamente non mi sento sempre ben accolto. Come trattiamo gli studenti? Li affittiamo delle topaie, perché sono delle topaie. Immagino che tutti abbiate visto in che condizioni sono le case in centro. Spesso in nero, li trattiamo come non so, una sacca dell'abbondanza da cui prendere succhiare il soldi possibile, perché li trattiamo così. E allora è chiaro che gli studenti ci riparlano alla stessa maniera. Noi non li facciamo sentire parte della città, non li accogliamo come una risorsa per la città. Li trattiamo come se fossero un peso. Io sento dire spesso dalla politica, da altre persone, ridiamo il centro agli urbinati, come se gli studenti fossero la peste. Gli studenti hanno fatto la fortuna di questa città e noi non siamo in grado di essergli grati, di trattarli a dovere. Poi è normale che gli studenti non possono provare un amore per questa città che non li tratta con il rispetto che mi deve. Iniziamo a trattarli meglio, a dialogare di più con gli studenti, a farli integrare di più, a farli far sentire che Urbino è la loro città. E se Urbino è la loro città, inizieranno a trattarlo meglio. Perché quello che è mio, io lo tratto bene. Questo vale per tutti. Finché Urbino sarà solo